Noi siamo molto contenti di presentare qui oggi il risultato di una ricerca iniziata da poco, i primi risultati, una ricerca che tocca il problema della cultura pittorica dell'Italia settentrionale e della Cisalpina, nello specifico della Regio Decima, il settore più orientale dell'Italia settentrionale. Possiamo dire che attualmente pochi sono gli studi della cultura pittorica di questo territorio condotti mediante l'impiego di analisi archeometriche. Gran parte di questi studi sono quelli che qui vedete indicati nella slide, nella bibliografia che abbiamo preparato per l'intervento di oggi. In questi lavori l'attenzione è stata rivolta per lo più all'analisi composizionale della patina pittorica, mentre le caratteristiche petrografico-composizionali del tectorium sono state, tranne in pochi casi, totalmente tralasciate in bibliografia o solo trattate in maniera sommaria. Tra i contributi fa eccezione il pionieristico studio dei frammenti di intonaco provenienti dagli scavi cosiddetti MM3 di Milano, condotto dalla collega Carla Pagani. È stata veramente pionieristica l'impostazione della sua ricerca, perché Carla Pagani, adottando un metodo già sperimentato da Michel Frison nel 1975, che qui vogliamo ricordare perché è alla base un po' di queste nostre ricerche, la studiosa rivolge lo sguardo alla preparazione, seppur analizzata esclusivamente per via macroscopica, al fine di identificare nuclei di intonaco in base alla omogeneità composizionale del tectorium. È ormai consolidato il fatto che, per quanto concerne gli studi sulla pittura frammentaria romana, la caratterizzazione petrografico-analitica delle malte costituenti il tectorium, oltre a rilevarsi un mezzo attraverso cui operare una messa a sistema dei frammenti di intonaco, può risultare anche utile al fine di evidenziare le caratteristiche qualitative dei materiali impiegati, le modalità di messa in opera dei supporti pittorici, il numero di strati di malta di allettamento e infine i bacini di approvvigionamento delle materie prime. Si tratta di aspetti discussi adeguatamente solo di rado nella bibliografia sull'Italia settentrionale, in pochissimi studi, bibliografia nella quale si evidenzia in generale una difficoltà ad attuare un approccio integrato fra il dato analitico e quello prettamente archeologico, e mi riferisco soprattutto al contesto di rinvenimento, alla cronologia, alla porzione della parete di provenienza. In Cisalpina abbiamo quasi sempre a che fare con frammenti decontestualizzati. La causa di ciò non va cercata nel metodo scientifico, che è già ben sviluppato per quanto riguarda l'analisi di malte e pigmenti, quanto nei confini della ricerca. Molto spesso la comparazione dei risultati viene infatti operata o su di un ristretto numero di frammenti provenienti da un singolo nucleo pittorico o su più campioni rappresentativi di nuclei di intonaco pertinenti ad un medesimo periodo storico, in genere età tardo repubblicana, alto imperiale. Quindi bisogna fare molta attenzione, come sottolineava prima anche Alix Barbé, nel ricavare dati da così pochi campioni. Pur di fronte alla difficoltà nell'attribuire i nuclei di intonaco a forchette cronologiche precise, operazione che per quanto riguarda il comparto nord italico risulta molto spesso ardua, considerando il contesto di rinvenimento dei frammenti che spesso provengono da giacitura secondaria, va osservato tuttavia come nei più recenti studi di carattere archeometrico scientifico si stia sviluppando una visione diacronica che mira a caratterizzare un più vasto assortimento di nuclei pittorici riferibili a cronologie differenti. Cominciamo ad avere dei contributi che si datano soprattutto agli ultimi 5-10 anni, che hanno questo approccio diacronico e dove la contestualizzazione dei risultati in relazione alle caratteristiche degli ambiti archeologici di riferimento sia poi adeguatamente sviluppata.
confrontare in un'ottica diacronica eventuali assonanze e differenze nei materiali e nella messa in opera delle malte e delle patine pittoriche in intonaci pertinenti ad un sito o ad un determinato territorio, tenendo presente il contesto stratigrafico e il panorama economico-sociale a cui fanno riferimento, è il motivo fondamentale che suggerisce l'impiego di metodi analitici archeometrici, che devono però rispondere a ben precise domande di carattere storico-antropologico, come sottolineava questa mattina nella sua presentazione Marco Cavalieri. In tale direzione va la ricerca che qui presentiamo in via preliminare, che prende l'avvio dai lavori di ricerca di dottorato di Leonardo Sebastiani e di Simone Di Laria, coadiuvati per la parte analitica dall'equipe del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova, a cui cedo adesso la parola. Leonardo Sebastiani parlerà prima delle analisi sui pigmenti utilizzati nel territorio di Aquileia e poi Simone Di Laria seguirà con la presentazione dei Tectoria. Buongiorno a tutti. E riallacciandomi a quanto ha appena detto Monica Salvadori, vi introduco un attimo il caso di studio. E noi per questo studio preliminare appunto abbiamo scelto la città di Aquileia, in quanto l'Università di Padova ha un'esperienza ormai decennale di scavi e ricerche in questa città della decima Reggio, e perché finora non era mai stata toccata da approcci di questo tipo, e quindi si è presentata come un terreno fertile nuovo appunto per poter improntare uno studio di analisi sui pigmenti e sulle malte. E inizialmente adesso presenterò dei campioni di questa prima fase, delle prime analisi. Abbiamo deciso di soprattutto concentrarci sui contesti domestici, quindi domus, e a parte la Basilica Teodoriana, che si situa nella zona meridionale della città, perché anche per Aquileia, come era già stato fatto, era già stato evidenziato per Ostia, ad esempio, c'è una mancanza abbastanza interessante di contesti tardoantichi studiati ed editi. E quindi abbiamo sentito la necessità di inserire alcuni campioni provenienti dalla Basilica Teodoriana, di cui sappiamo che è stata fondata nel 313 d.C., quindi abbiamo una datazione abbastanza precisa, e poi sono tutti campioni ritrovati in crollo, quindi, o in situ, quindi con un contesto molto affidabile. E al momento abbiamo analizzato un totale di 36 campioni, che sono elencati a sinistra, e il criterio fondamentale di scelta è stato di coprire un arco cronologico il più ampio possibile, appunto per poter disporre di dati disposti sulla lunga durata. Quindi abbiamo selezionato i campioni già di primo stile fino appunto a campioni tardo antichi, e abbiamo effettuato al momento alcune analisi preliminari con Raman e diffrazioni per i pigmenti, e microscopia ottica e diffrazioni sempre per gli strati preparatori. Adesso vi mostrerò alcuni dati preliminari per quanto riguarda lo studio di pigmenti. E l'ordine è ovviamente cronologico. Questo è un frammento di primo stile proveniente da via Ugo Pellis, e purtroppo decontestualizzato, si sa solo che l'area era occupata da edifici residenziali. E questa è sotto c'è l'acquisizione al confocale dello strato di pigmento, e si vede che è stato steso da fresco perché diffonde nell'intonacchino, mentre la difattometria ha evidenziato l'uso di ocra rossa. Questo è un frammento di probabile secondo stile proveniente dalla Casa delle Bestie Ferite, e un'altra volta l'immagine confocale, e in questo caso sono stati per ora analizzati
i pigmenti il verde e il giallo. Il verde è risultato essere un misto tra terra verde e blu egizio, mentre il giallo ocra gialla. Questo è un frammento di terzo stile, attribuito probabilmente a un'apertura di giardino, non si sa ancora bene, e il blu è blu egizio. Questo è un frammento invece di terzo stile, proveniente dalla Domus dei Fondi Ex Cossar. L'acquisizione microstratigrafica ha evidenziato l'utilizzo del rosso e del giallo a fresco, che corrispondono alle due campiture di fondo della decorazione. Qua nell'immagine si vede la zona dove si uniscono praticamente, e mentre il listello bianco era sovradipinto a secco al di sopra di questi colori di fondo. Ancora una volta il giallo è ocra gialla e il rosso è ocra rossa. Poi in questo caso è stato fatto anche l'analisi a spettrografia Raman dell'ultimo strato dell'intonachino, perché presenta una colorazione molto rosata e recentemente era stato interpretato come un ultimo strato di coccio pesto impermeabilizzante, anche se noi dal Raman è risultato che in realtà è malta pigmentata per appunto la presenza di ematite e poi anche inclusi di carbone. Questo invece è una partizione di quarto stile caratterizzata da un fondo giallo e da una bordura rossa. Si vede bene il colore di fondo giallo steso da fresco, mentre l'ultimo strato corrispondente alla sola di pintura steso a secco, e si tratta di rosso cinabro, mentre il giallo ancora una volta è ocra gialla. Un'altra partizione di quarto stile, che in realtà dopo le analisi è stato possibile associare alla precedente a livello di nucleo pittorico, che mostra lo stesso colore di fondo giallo, su cui poi sono state stese tutte le sovradipinture successive a secco. In questo caso è stata fatta la diffrazione solo del rosso più scuro, che anche in questo caso è ocra rossa, e anche il Raman di questo strato è stato visto che la tonalità più scura è data dall'utilizzo di elementi carboniosi all'interno del pigmento. E anche per quanto riguarda lo strato giallo si vedono inclusi di carbone. Questo è un soffitto di quarto stile proveniente dalla Casa delle Bestie Ferite, caratterizzato da questi pigmenti. E nell'immagine si vede bene la stratigrafia con cui si sovrappongono le diverse pellicole pittoriche. Anche in questo caso i pigmenti sono gli stessi già visti, e ancora una volta il verde è terra verde e blu egizio mischiati. Per quanto riguarda invece gli intonaci più tardi, sono stati analizzati al momento gli intonaci della Basilica Teodoriana, in questo caso, e si vede come non ci... Le decorazioni sono tutte stese a secco, non c'è neanche una preparazione dell'ultimo strato pittorico con dei colori di fondo, e in questo caso il blu è blu egizio, e anche in questo frammento si vede che le decorazioni sono stese a secco direttamente sull'ultimo strato di intonachino, anche in questo caso è terra verde. E quindi da questa analisi preliminare di pigmenti è emersa una paletta abbastanza, diciamo, comune, che si vede anche in altri siti, e non sono state possibili al momento fare osservazioni di carattere di evoluzione tecnica per quanto riguarda i pigmenti. Solamente si vede appunto in questi ultimi frammenti della Basilica Teodoriana un'attenzione minore, diciamo, alla stesura dei pigmenti stessi. Un dato importante è stato appunto
il poter mettere a sistema nuclei che fino adesso erano stati considerati separati oppure non appartenenti, diciamo, alla medesima decorazione pittorica, quindi ci sarà la possibilità di riprendere anche uno studio, diciamo, iconografico di questo. Cedo la parola a Simone. Grazie a tutti, io mi sono invece occupato dell'analisi della preparazione e se da una prima analisi, come diceva Leonardo, ancora in corso d'opera delle patine pittoriche non sembrano evidenziarsi particolari modificazioni delle caratteristiche nei tipi di pigmenti impiegati nella stesura delle pitture che lei usa, lo stesso invece non sembra essere evidente per quanto riguarda i supporti del tectorium. Già da questa prima analisi dei campioni, quindi questi 36, vediamo che in seguito al taglio pittografico dei campioni è stato osservato come vi sia per esempio una abbastanza chiara modificazione nel corso del tempo della preparazione, in particolare per ciò che riguarda i livelli di intonachino. Nei campioni analizzati si vede come innanzitutto nei contesti di primo e secondo stile l'intonachino abbia uno spessore considerevole, talvolta anche di più di un centimetro. Il numero degli strati non rispetta comunque quasi mai la successione vitruviana, che prevedeva la stesura di tre strati di arriccio composti da sabbia e calce, a cui si sovrappongono altri tre strati di intonachino, fatti da calce, polvere di marmo o calcite spatica, in base, come sempre, a un problema poi di provenienza del materiale, in quanto nel marmo la calcite spatica deriva dal fatto che il materiale è metamorfosato. In genere, nel caso analizzato, l'intonachino è formato da un unico strato, al massimo due, dove il secondo, come si diceva, presenta di frequente tracce di pigmento, come diceva Leonardo, mescolato alla matrice. L'arriccio è composto da un numero di livelli variabili, in genere uno o più, tale valore comunque degli strati, oltre a variare in base alla collocazione originale riferimento alla parete, per esempio negli zoccoli di solito un po' più spesso, però non possiamo capirlo perché sono spesso decontestualizzati. Un ulteriore problema è dato dal fatto che, essendo proprio decontestualizzati, potrebbero aver perso gli strati più profondi dell'arriccio, quindi non li possiamo vedere. Gli unici casi certi dove abbiamo la completezza di strati preparatori sono i campioni, che si trovano ad esempio, che presentano ancora le tracce dell'incannucciato sul fondo, quindi che testimoniano una diretta adesione al supporto, in genere il soffitto. Comunque, se andiamo a vedere, come si diceva, tra primo e quarto stile a livello macroscopico non si vedono particolari modificazioni, mentre se andiamo a guardare gli intonaci più tardi, sempre basati su contesti ben selezionati, fasi di crollo, contesti stratigrafici abbastanza chiusi, si può osservare già d'occhio nudo come soprattutto l'intonachino risulti via via sempre più fino, arrivando ad avere uno spessore di meno di un millimetro negli affreschi di IV secolo dell'aula teodoriana, un prestigioso complesso, come si diceva, religioso, fatto costruire dal vescovo Teodoro in età di Costantino. Se andiamo poi a vedere in microscopia ottica, luce trasmessa, in genere Nicol incrociati, qualche volta Nicol paralleli, queste immagini, osserviamo per esempio, per ciò che concerne l'intonachino, come l'aggregato nei campioni delle primissime fasi sia composto esclusivamente da grani di calcite, il cui tasso di frammentazione e angolosità, soprattutto la frammentazione, dimostrano una macinazione prolungata. I grani sono infatti molto angolosi e molto piccoli, quasi sempre meno di un millimetro. Per quanto riguarda il territorio friulano, filoni di calcite spatica sono presenti nelle grotte carsiche, ma presentano una struttura petrografica leggermente differente da quella qui osservata e non è noto l'impiego in architettura della calcite spatica. Insomma, la calcita quindi proviene quasi sicuramente dalla disgregazione meccanica di marmi, aspetto apprezzabile soprattutto quando si possono osservare i diversi grani metamorfosati, come per esempio, non posso indicarlo, ma quello a destra per esempio si vede che sono quasi sicuramente marmi perché è la struttura tipica di un marmo disgregato. Anche la miscelazione non sembra così, scusate, col passare del tempo si osserva poi come tra primo e quarto stile la classazione si riduca e la distribuzione granulometrica media dell'aggregato tende a diventare via via maggiore nell'intonaci di quarto stile maturo, cioè i grani praticamente di calcite, come potete vedere, sono spesso più grandi e spesso superano anche il millimetro. Ciò dimostra una macinazione inferiore dei frammenti marmorei. Anche la miscelazione non sembra così omogenea se confrontata con quella degli intonachini di primo stile. La porosità per ritiro in fase di presa aumenta. Per esempio, nell'immagine in basso a destra si vede che questi pori allungati, lunghi, frequenti nell'immagine, sono legati proprio al ritiro della malta, proprio perché è stata miscelata meno bene, forse aveva più acqua. E, col passare del tempo, anche in questo caso, le matrici diventano sempre
così dire, più sporche, e compaiono spesso granuli di sabbia carbonatica, frammenti di arenaria e selci impiegati quasi per allungare l'impasto, risparmiando sul materiale più pregiato, cioè il marmo. Come si diceva prima, l'intonachino tende a diventare sempre più sottile e è quasi spesso meno di un millimetro, e la composizione è più grassa, cioè il rapporto di presenza tra calce e aggregato è maggiore per la calce. Tutti questi aspetti sono esagerati e quasi esasperati negli intonaci del complesso teodoriano. Vediamo come l'intonachino presenta, quindi gli ultimi due, l'intonachino presenta un aggregato composto pressoché esclusivamente da granuli di sabbia carbonatica mista a calce, granuli di arenaria, quarzo e sporadica polvere fittile. Cioè manca quasi del tutto, e non ne vedo, non ne ho visti, insomma, me ne sono guardato un bel po' di campioni, perché ne ho presi 4 o 5 e poi abbiamo fatto diverse sezioni, non ho visto quasi mai la polvere di marmo. Per quanto riguarda i livelli di arricchio, abbiamo selezionato i primi, cioè quelli direttamente sotto all'intonachino, in modo da poterli confrontare tra di loro. Per quanto riguarda l'arriccio, anche, si vede come anche la composizione in questo strato tenda a cambiare nel corso del tempo, non tanto per quanto riguarda l'aspetto petrografico, ma esclusivamente per ciò che concerne la dimensione media dell'aggregato. Dal punto di vista petrografico, l'arriccio è formato da sabbia carbonatica prevalente, cioè circa il 70-80% del campione, mista a granuli di selce, arenaria e sporadico quarzo. Oltre alla componente terrigena, cioè quindi prende terra finita dentro per sbaglio, polvere fittile è presente in tracce, il suo impiego non è certamente intenzionale. Dal punto di vista granulometrico, come si diceva, si osserva che il diametro delle sabbie dai campioni di primo stile rispetto a quelli tardi, diciamo, tende col tempo a ridursi. Si passa dalla presenza prevalente di sabbie grosse e ghiaia molto fine, secondo la scala Wentworth, negli arricci dei campioni di primo e secondo stile, a presenza di sabbia medio fine fino a livelli di peliti, cioè presente limi, nei campioni medio e soprattutto tardo imperiali. Tuttavia, il bacino di approvvigionamento non sembra cambiare nel corso del tempo. Infatti, abbiamo fatto alcune diffrazioni mineralogiche su un numero ristretto di campioni pertinenti a diverse fasi stilistico-cronologiche. Abbiamo osservato come la composizione sia sempre la medesima. Qua è una bulk, quindi non abbiamo diviso, diciamo, l'aggregato dal legante, quindi la calcita ovviamente spara un sacco alta, perché c'è anche la componente di legante. Sta di fatto che la calcita è l'elemento prevalente, seguita dalla dolomita, che è quasi sempre composta dall'aggregato tipico delle rocce carsiche. Successivamente c'è quarzo, che è la componente del quarzo, mono e policristallino, nonché della selce e anche degli stessi granuli di arenaria. E infine abbiamo tracce di amorfo, che sono la componente terrigena, questa polvere fittile, componente terrigena che tra altre cose è anche evidenziata la componente delle matite, che sono praticamente ossidi terrosi tipici dei suoli antropizzati. Quindi abbiamo pensato che la provenienza fosse sulla base degli studi geomorfologici, geologici e petrografici fatti per quanto riguarda la bassa pianura friulana, la composizione è del tutto uguale a quella delle sabbie attuali del fiume Isonzo e del fiume Torre. Quindi probabilmente il bacino di approvvigionamento delle sabbie era questo. E meno probabile è la loro provenienza dal litorale costiero, perché non abbiamo trovato tracce di alite nelle sabbie, alite chiaramente sale marino, che potrebbero essere comunque sabbie del litorale, però in questo caso sarebbero state lavate molto bene prima di essere state messe in opera. La mia idea è che la differenza granulometrica derivi dal fatto che le sabbie erano prese dal Natisone e dal fiume Natisone Torre, che un tempo scorreva al lato di Aquileia, e dall'età tardoantica, soprattutto medio-tardoantica fino all'età medievale, il fiume cominciò col tempo a ridurre la sua portata, trasportando anche in seguito alcuni carotaggi fatti, si è visto come trasportò all'inizio ghiaie e sabbie molto grosse, tipiche di un fiume torrentizio, e col tempo passò a trasportare limi, proprio perché il fiume si stava impelodando e in età moderna infatti deviò il suo corso andando a dimettersi nel fiume Isonzo. Quindi dovremmo fare delle analisi sui minerali pesanti che potrebbero magari distinguere gli apporti di questi due fiumi, ma questa, diciamo, è una cosa che vogliamo fare in futuro. Diciamo che per quanto riguarda le conclusioni a cui siamo giunti, si osserva come le tecniche preparatorie degli intonaci aquileiosi cambino nel tempo, soprattutto seppur le materie prime rimasero fondamentalmente sempre le stesse, erano le modalità di messa in opera nei rivestimenti parietali che andarono evolvendosi e in certa misura scadendo sempre più.
Ciò è stato osservato non solo dal modo con cui venne estesa la patina pittorica, come diceva Leonardo prima, ma soprattutto dalla composizione e spessore degli strati di allettamento, in particolar modo dell'intonachino, che andò diventando sempre di spessore inferiore e con una composizione di materie prime, seppur quasi sempre locali, sempre più povere, sostanzialmente sabbia. Il dato è interessante soprattutto perché si deve considerare che proprio in età tardoantica la città di Aquileia divenne un centro importantissimo nel nord Italia, come dimostrato dalla costruzione della basilica del vescovo Teodoro in età costantiniana. Tuttavia sempre più spesso si sta osservando come di contro a questo risalto storico e politico della città, le procedure di cantiere e le tecniche costruttive andarono scadendo, soprattutto nel IV secolo d.C. Questo aspetto, che ora abbiamo cercato di evidenziare per quanto riguarda gli intonaci parietali, sembra caratterizzare pure le tecniche costruttive dei piani pavimentali a mosaico, rinvenuti negli stessi contesti privati che sono stati analizzati in questo studio. Per proseguire le ricerche, quello che vogliamo fare è fare questa analisi dei minerali pesanti sulle sabbie, come avevo detto prima, per distinguere magari gli apporti dell'isonzo e del toro, in quanto ci sono dei tenori di granato e di picotite molto maggiori nel fiume Toro rispetto a quelli analizzati per il fiume Isonzo, dati comunque su sabbie moderne. E altra cosa che vorremmo fare sarebbe l'analisi della provenienza del marmorino, soprattutto negli intonaci, cioè del marmo, negli intonaci di primo stile, in quanto potrebbe essere un marmo di provenienza locale o greca, dato che diversi studi hanno già dimostrato questa presenza, questo diretto rapporto tra Aquileia e l'area della Grecia, che si evidenzia anche nella dimensione dei mattoni e nelle tecniche edilizie più in generale. Quindi vorremmo fare l'analisi degli isotopi stabili, diciamo, sulla calcite, sui grani di calcite di primo stile. Ho quasi concluso. In relazione ai pigmenti saranno completate le analisi di diffrazione su tutti i campioni e verranno condotte anche in questo caso analisi sugli isotopi per cercare di capire della provenienza dei pigmenti principali.